alla luce anche dei risultati di classifica di oggi, vi sentite in qualche maniera già esclusi dalla lotta a scudetto o no? Noi adesso dobbiamo pensare partita dopo partita, programmi non ne facciamo più, non ne dobbiamo fare, dobbiamo cercare di affrontare ogni singola partita col massimo impegno e mettendocela tutta. È un giorno libero questo per il Milan dopo la debacle di ieri a Firenze e Francesco Cocco ha scelto Milan Channel per seguire le partite. Il 4-0 con la Fiorentina pesa come un macigno sulla squadra e soprattutto su Zaccheroni, ma per Cocco non si può parlare di crisi. Un risultato pesantissimo che non ci voleva sicuramente per il morale. E poi è stata una partita giocata male tutti insieme, è stato un errore collettivo e questo magari può far preoccupare. Però adesso dobbiamo stare uniti perché è il momento giusto per stare uniti e cercare di ritornare quelli che siamo stati comunque per 4 mesi. La squadra è con l'allenatore? La squadra è con l'allenatore, ma penso che anche la società sia con l'allenatore. Adesso, ripeto, tutti quanti dobbiamo stare con tutti, la squadra con l'allenatore, l'allenatore con la squadra e così via. E solo così possiamo recuperare quello che abbiamo perso. Il mister non riflette assolutamente nel suo stato d'animo questa situazione, anzi cerca di far stare tranquillo il gruppo. Noi dobbiamo cercare adesso con il mister e la società di fare un blocco unico appunto per poterli salire. Passato alle spalle e uniti alla meta. Questa è dunque la ricetta di Francesco Cocco per una giusta ripartenza. Domenica le luci di San Siro si accenderanno su Milan-Roma. Sarà già tempo per nuove verifiche.